Vorrei dare il benvenuto al nostro prossimo ospite, Tony Cioli Puviani. Buongiorno Tony, ben ritrovato in diretta. Buongiorno a tutti, ciao Alexandra. Allora Tony, volevo partire con un commento generale sui mercati, volevo capire che cosa sta accadendo, è solo un fenomeno temporale questo selling a cui stiamo assistendo o invece diciamo che potrebbero esserci dei motivi un po' più profondi, un po' più importanti? Ma guarda, io vedo sempre molta emotività e si tende a cercare dei motivi nei commenti che poi non rispondono, secondo me, secondo il mio punto di vista, alla realtà. Ti spiego subito i motivi. Ieri sera, alle 22, a 5 minuti dalla fine, è stato battuto il record assoluto storico dello Standard & Poor's. Lo Standard & Poor's e il Nasdaq hanno battuto il loro record storico, ieri sera. Ieri sera è stato battuto, non è successo niente stanotte o stamattina per giustificare qualche cosa, la paura della Cina, la recessione, cos'è successo? Qualcosa stanotte? C'è stato un proclama stanotte? No, quindi è normale che le borse vadano, scendono, è aumentata la volatilità, c'è una maggiore apprensione e prima o poi storneranno e prima o poi a un rosso seguirà un altro rosso. Purtroppo oltre questo non riesco a dire, altrimenti sarei un buffone. Ieri sera abbiamo fatto un record storico di Standard & Poor's e oggi sembra il finimondo, ieri sera, neanche alle 5, quindi cos'è? No, invece posso dare la mia interpretazione è di un mercato stranissimo, perché vi spiego subito una cosa, la BCE oggi si è riunita, l'hai detto, alle ore 13, che il target, l'obiettivo della Banca Centrale Europea è quella di un 2% simmetrico. Questo simmetrico, lo spiego, significa semplicemente che il target, quando l'inflazione si dovesse trovare a più 1 o si dovesse trovare a più 3, l'atteggiamento della banca è equivalente, cioè mentre prima sostanzialmente l'inflazione fino al 2003 aveva target massimo 2%, poi il target era che doveva essere vicino al 2%, quindi la banca centrale doveva spingere l'inflazione al 2%, ma non più del 2%, adesso invece 2% vuol dire che il problema, se è sotto al 2%, è identico come se è sopra, quindi un 3% dà fastidio come un 1%, e questo lascia la possibilità alla BCE di essere ancora più accomodante. Sostanzialmente questo discorso, che tra l'altro aveva fatto Draghi nel 2019 presso una riunione della BCE, non fa altro che copiare come concetto quello che avevano fatto gli americani della Fed nell'agosto del 2020, quando cambiarono gli obiettivi riguardo all'inflazione e parlarono di media del 2% e non più di valore del 2%, consentendo quindi alla Fed di fatto di andare, di far sì che l'inflazione possa superare il 2%. E sostanzialmente è successo lo stesso. Quello che voglio fare notare dopo questo discorso è che mentre a fine agosto ci fu un tripudio da parte delle borse accogliendo favorevolmente questa iniziativa della Fed che spostava la media o simmetrico, diciamo concettualmente la stessa cosa, oggi non c'è più questo incredibile sussulto a ogni mossa dovish di una banca centrale, perché la banca centrale ha fatto una mossa identica, abbastanza sorpresa, perché qualcosa è trapolato ieri e l'altro ieri, ma questa operazione qui si sarebbe dovuta fare a dicembre. Di fronte a un'operazione dovish del genere abbiamo FTSE MIB meno 3,20%, DAX meno 2,42% mentre parlo. Il FTSE MIB invece meno addirittura il 3%, quindi qua in Europa comunque la situazione è abbastanza complessa a livello di vendite. Per cui la mia analisi è, attenzione graficisti, qui è cambiato un po' l'atteggiamento, al di fuori che ha rotto, non ha rotto, cioè qui è successo che nell'agosto con la stessa identica cosa la Fed hanno fatto festa alle borse americane, le borse europee con questa dichiarazione hanno perso tantissimo, magari per altri motivi, ma sicuramente questo fatto clamoroso della BCE
non si è sentito sull'azionario. E questo è un cambiamento di atteggiamento degli operatori che forse si sono stufati di applaudire solo un pericolo, un motivo positivo, l'ulteriore liquidità, perché questa qui tradotto vuol dire, la traduzione della BCE è dire: oh, se l'inflazione poi media europea va a 2,5, va a 2,7, noi continuiamo a essere dovish, continuiamo a tenere i bassi a minimo, ce ne freghiamo dell'inflazione, perché siccome è simmetrico vuol dire che è stato tanto tempo a 1, possiamo tollerare anche che sta a 2,5. E questo viene accolto favorevolmente dai mercati, oggi no. Quindi questo è un fattore molto importante. Poi c'è la storia della Cina, c'è la storia del variante, ma queste ci sono sempre state, che la Cina forse non possa andare. La variante, cosa l'abbia venuta fuori stanotte? Si parla solo di variante da un mese che si parla di variante. Anzi, quando si parla di Covid le borse vanno ancora meglio. Quindi c'è stata una presa di posizione degli operatori, un sell-off importante. Probabilmente si poteva intuire qualche cosa perché le oscillazioni intraday dello Standard & Poor's e del Nasdaq erano più violente negli ultimi due giorni, ma è un sell-off dovuto, che snobba per la prima volta da tanti anni un'azione molto molto importante della BCE, snobbata dai mercati azionari, invece accolta bene dai mercati obbligazionari, che vedono ad esempio il Bund crescere molto, al contrario di quello che succede nel BTP. Infatti lo spread è diventato molto più alto, superando i 110, 112, quello che è. Assolutamente sì, attualmente lo spread a 109 punti base, complice naturalmente più il Bund che il BTP decennale. Intanto Tony, volevo capire, dopo quello che ci ha comunicato Christine Lagarde, è piuttosto una cosa positiva o meno positiva, e soprattutto come hai interpretato questo 2% simmetrico? Poi per carità ha detto più cose che riguardano invece una possibile agenzia che andrà a vigilare le criptovalute, una possibile creazione della valuta dell'euro digitale, e non solo, ha parlato soprattutto del climate change, ovvero del cambiamento climatico, che è un punto molto importante per la BCE. Ma noi focalizziamoci un attimo su questo 2% simmetrico. Qual è la tua interpretazione? Perché secondo me l'interpretazione del mercato attualmente sembra un po' esagerata, ecco. L'errore, Alexandra, è vorrei ricondurre i movimenti che fa il mercato ogni volta a quello che è successo. Non è così, perché adesso gli esperti fondamentalisti che capiscono queste cose non ce ne sono tantissimi, ma vi assicuro che se voi aveste chiesto a 100 persone normali e esperte ieri o una settimana fa, attenzione che la BCE sposterà il target dell'inflazione non più vicino al 2%, ma 2% simmetrico, proposta di Draghi del 2019, molto dovish. Cosa fa le borse? Tutti quelli normali e onesti intellettualmente avrebbero detto tripudio, più 2%, più 3%, più 1%. È questo che è successo. Forse qualcosa si era capito, perché il Bund ha cominciato la sua corsa l'altro ieri, c'è stata qualche fiammata eccetera, e oggi era scontata questa notizia, per carità, ma è una notizia che non ha dato seguito a entusiasmo. Questo non vuol dire che i mercati hanno accolto male la cosa, è che i mercati questa volta hanno privilegiato altri aspetti, come ad esempio l'aumento dello spread in Italia. Io guardo Bund più 0,21, BTP meno 0,20, insomma era da tanto che non si vedeva un Bund che guadagna 40 centesimi, un BTP che li perde. Ad esempio questo, magari hanno valutato l'andamento dei finanziari italiani, hanno valutato la variante Covid, la possibilità che ci siano nuovi lockdown, e questa volta, che per fortuna la borsa fa sempre le cose differenti, anziché di dire che bello che c'è il Covid, così aumenta la liquidità e aumentano le borse, questa volta invece si sono preoccupati un po' di più e stanno dando vita a un sell-off abbastanza importante. Questa è la mia interpretazione, ma con la stessa situazione di oggi, magari un mese fa la borsa avrebbe fatto più 2%, oggi è andata così.
Ottimo, allora ti chiedo un'ultimissima domanda a livello di euro-dollaro, però abbiamo visto anche una reazione molto interessante all'euro nei confronti del dollaro che comunque tuttora continua a rafforzarsi dello 0,58, quasi 0,6%, quindi sta partendo un nuovo trend rialzista da parte dell'euro nei confronti del dollaro o meno? Difficilissimo euro-dollaro, difficilissimo perché fino a ieri dicevamo dollaro forte, rifugio, tutte queste storie qui. Oggi c'è Caporetto delle borse, il dollaro diventa debole e l'euro si rinforza, l'euro si sta rinforzando in una situazione in cui la BCE si è proclamata dovish. Per cui sta succedendo il contrario di tutte le logiche assolute. Io personalmente, nel bene o nel male, preferisco l'euro al dollaro, però e quindi questa dissonanza, questo recupero strano dell'euro in una situazione in cui BCE ha preso il microfono e ha detto saremo ancora più dovish e snobbiamo l'inflazione al 2, è strano perché in una situazione del genere l'euro sarebbe dovuto scendere parecchio, perché tu fai un'azione svilente e dici continuiamo a fare liquidità e mettere euro e quindi è il bello delle borse. E quindi secondo me c'è una piccola possibilità che ci sia un cambio di trend. Io non è che me lo auguro, però insomma io credo che si possa andare verso un euro più forte, per cui ritornare oltre, ben oltre 1,20. Ottimo, questa è una previsione importante. Tony, volevo chiederti se per caso avresti da segnalarci qualche tuo cambio di, non lo so, dei tuoi cavalli di battaglia sul FTSE MIB o rimani sulle utilities fermo fermo? No, a me piace, beh, vedete, l'Enel è un gioiello se comprata bassa, però, perché io l'ho comprata di nuovo a 7,80 venerdì scorso e siamo con tutto il putiferio che è successo, siamo a 7,81 e mezzo, siamo sugli stessi prezzi, perché le utility hanno veramente un connotato difensivo e cercano di resistere, fanno degli arbitraggi per l'indice quando i finanziari e gli assicurativi vanno male. E quindi Ottimo. in questa situazione qui io sarei per le utility ancora, specialmente in considerazione del fatto che se dovesse un po' recuperare anche il listino, questa volta anche l'Enel andrebbe sicuramente velocemente sopra gli 8 euro. Ottimo, grazie mille. Tony Cioli Puviani, trader indipendente, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento. È stato un piacere. Ciao Alexandra. Alla prossima occasione.